Speriamo che oggi la zuppa funzioni bene e non si interrompa come ieri, ma qua è un po' un casino con questa rete wifi, mettiamola così. Allora, il tema di giornata ancora oggi resta il CSM e le liti all'interno del governo. Insomma, non c'è una grandissima originalità, neanche questa grandissima storia, perché tale è, della bomba sull'Iran, dei cacciatori, dei caccia che sono stati fermati. Sarebbe una grande storia, diciamo, di politica estera, però ovviamente, visto le cose che ci stanno riguardando, cioè l'Italia, la politica e compagnia cantante, mi sembra che ci siano ben altri temi da affrontare. Aspettate un secondo qua, che vedo che su Instagram la cosa non sta andando, quindi rimettiamo tutto in sesto qua, abbiate pazienza, eccolo qua, Instagram adesso è a posto. Allora vediamo quali sono, buongiorno Orson, ciao Rita, insomma gli amici ci sono sempre, Françoise, Orson, Rita, Françoise e Laura, insomma tutti e quattro sono presenti. Allora andiamo a parlare del CSM, che è la grande questione di queste settimane. Beh, insomma, io mi sono fatto un'idea sul CSM, ma poi dopo ve la dico. La cosa fondamentale è che oggi ha parlato il Presidente della Repubblica, anzi lo ha fatto ieri, davanti al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, ha detto ha definito inaccettabile lo scandalo del CSM. Allora, quando qualcuno definisce inaccettabile qualcosa che non può che essere accettata perché semplicemente è avvenuta, vi è chiaro il ragionamento? Mio figlio dice è inaccettabile, ma è un bambino piccolo, ma insomma come si fa a dire che è inaccettabile qualcosa che è avvenuto? Si può correggere quello che è avvenuto? Si può evitare che avvenga nel futuro? Insomma, la parola inaccettabile la dice il re sole, il bambino piccolo, quello che non vuole accettare qualcosa che è già avvenuto. Non è una questione difficile da pensare. Invece è inaccettabile, peraltro, che un organo guidato dallo stesso Presidente della Repubblica abbia fatto delle cose che lo stesso Presidente della Repubblica oggi trova inaccettabili. Io trovo, come si può dire, inaccettabile questa retorica grondante del sistema politico e giudiziario italiano. Poi dopo ho letto Massimo Giannini e lì mi si è aperto un mondo, Massimo Giannini su Repubblica, perché dice che questo scandalo sarebbe derivante da magistrati di destra e politici di sinistra. Guardi caso, quei magistrati di destra sono diventati oggi minoranza, perché nonostante avessero la maggioranza, queste correnti del CSM oggi sono minoranza, e i politici di sinistra sarebbero Lotti e quello che rimane dei vecchi renziani. Allora, qual è il tema che mi si è completamente aperto davanti agli occhi, secondo me in ritardo rispetto al passato? Sapete che cosa sta succedendo nella magistratura? Una cosa molto semplice. Stanno ricattandosi tra di loro a forza di dossier e di intercettazioni, e come dice Marco Taradas molto bene, uno che di giustizia se ne intende, hanno piazzato il Trojan, che è uno strumento micidiale, sul telefonino di un magistrato sprovveduto e cazzone come certamente Palamara, per fare una guerra intestina tra magistrati, dove da una parte ci sono quelli buoni, che sono quelli che intercettano, e dall'altro i cattivi, che sono gli intercettati, dove si scopre un totale mondo loro. Nel frattempo che cosa è avvenuto? È avvenuto che questi magistrati cattivi, che avevano la maggioranza del Consiglio Superiore della Magistratura, adesso sono stati fatti completamente fuori, e la maggioranza del Consiglio Superiore della Magistratura è arrivato ai cosiddetti magistrati buoni, cioè quelli di sinistra, che per la prima volta dopo 20 anni avevano perso la maggioranza. Insomma, i magistrati riescono a fare la battaglia politica tra di loro a forza di intercettazioni, e quindi c'è un passaggio ulteriore, non è più la sinistra che combatte la destra, sinistra magistrati combatte la destra che governa, ma è la sinistra dei magistrati che utilizza gli stessi strumenti che aveva prima per combattere i magistrati suoi son di destra. Sono intelligenti questi magistrati di destra che fanno queste minchiate come Palamara e compagnia cantante? Probabilmente no, ma io mi ricordo, come ricordo oggi sul giornale, come tutte le intercettazioni, le ipotesi di reato, le mafie, Messina denaro, le truffe, alla fine dopo 4-5 anni possono rivelarsi pari a zero, sia penalmente sia legalmente, nel momento in cui, come vedrete oggi sul giornale, è stato, lo ricordate, inquisito, indagato Palenzona, il suo assistente Bulgarella, tutti quanti indagati addirittura per mafia, perché avrebbero avuto rapporti con Messina denaro. Beh, insomma, hanno chiesto l'archiviazione ai magistrati sia per la mafia sia per la truffa a distanza di 4 anni, ma i 15 giorni di sputtanamento sui giornali di quell'epoca nessuno glieli restituisce. Vabbè, ovviamente nessuno oggi parla dell'assoluzione, dell'archiviazione, neanche assoluzione di Palenzone e Company, se non il giornale.
Dal punto di vista politico, il Movimento 5 Stelle, dicono i giornali, è contro la Lega sulla questione tasse, che è l'ultima questione, ma in realtà non è contro la Lega, la si può vedere come si vuole, ma si dice se volete fare la flat tax, che peraltro è nel contratto di governo, ragazzi diteci con quali soldi farla. Questa è la tesi che può essere individuata come contro la Lega, ma è comunque una tesi ragionevole. Giorgetti, in un retroscena sempre molto ben informato di Verderami, oggi sul Corriere della Sera, ci dice invece che fra una settimana si capirà di che morte dobbiamo morire, cioè se questo governo salta o non salta, così come le nostre vacanze. Io mi auguro di no, insomma, soprattutto per le nostre vacanze, e cioè che abbiamo ancora tempo fino a luglio per capire appunto se si andrà a votare a settembre, cioè il 29 di settembre. Sulla letterina di Conte alla Commissione Europea, oggi secondo me l'interpretazione più interessante è quella che ha fatto Ricolfi, in cui dice, è una lettera diciamo democristiana, istituzionale, in cui Conte dice che non vuole, si vuole sottoporre alle regole anche non condividendole, dice che il deficit non sarà del 2,5% come pensano in Europa, ma sarà del 2,1%, cioè un dato tutto sommato molto simile a quello che avevamo detto, cioè dello 2,04%. Ma la cosa straordinaria che dice Ricolfi, ricorda a voi, a noi, a tutti quanti, è che questo benedetto deficit del 2019 italiano sarà il miglior deficit fatto in Italia negli ultimi 10 anni. Nel biennio 2018-2019 si avrà un deficit migliore rispetto a quelli degli anni precedenti, comunque migliore rispetto a quello di Padoan. Si deve ritornare al 2007 per avere un biennio così buono, cioè un deficit inferiore a quello attuale si aveva soltanto quando l'Italia non aveva ancora beccato la grande crisi del 2007. Questo vuol dire che le manovre economiche loro siano giuste? Assolutamente no. Questo vuol dire che loro non siano isolati in Europa? Assolutamente no. Ma Ricolfi, come sempre, cerca di mettere le cose al verso giusto. Devo dire che la foto di oggi, la guerra di oggi nella politica estera si combatta con delle foto. Quelle del giornale che fanno vedere Conte isolato, perché l'unico che se lo fila è Theresa May, cioè una premier che non conta più nulla perché stanno cercando di trovare un suo successore e comunque probabilmente fuori dall'Europa, invece il Conte che alle 3 di notte aspetta in albergo che tornino Merkel e Macron e si ferma a prendere una birra con loro. Poi vai a sapere se la birra con loro era contrattata, se lui questa foto l'ha fatta vedere, in realtà non si sono detti niente. Poi c'è, come si chiama, Feltri che dice c'era una nullità assoluta a questo tavolo, quindi vuol dire che non hanno contato nulla perché c'era, come si chiama, Casalino. Però c'era anche l'ambasciatore, l'ex ambasciatore italiano che fa da consigliere diplomatico, io non lo so. Comunque la guerra delle foto, Conte da solo con la May o Conte con Macron e con la Merkel, sono il tema fondamentale. Qualcuno sostiene, mi sembra sul Sole 24 Ore, che in realtà l'Italia sia stata sostituita nelle grandi accordi europei dalla Spagna, cioè del socialista Sanchez. Ma anche su questo c'è da dire e da fare un ragionamento molto serio, secondo me fatto da Vespa oggi sul Quotidiano Nazionale, in cui dice, ragazzi, c'è poco da ridere, ma l'Italia con questo governo, comunque la si pensi che è un governo leghista e grillino, è un governo che è formato da partiti che non hanno nulla a che vedere con i 3 grandi partiti che governeranno l'Europa, cioè popolari, socialisti e liberali, perché i popolari e i socialisti non hanno più la maggioranza, quindi è abbastanza inevitabile che popolari e socialisti che hanno le maggioranze insieme ai liberali trattino tra di loro per i 5 grandi capi dell'Europa. In realtà poi dopo devono trattare anche con l'Italia, perché l'Italia ha un potere ovviamente importante, anche di veto, però il punto fondamentale non è Sandra che ha pagato la birra, ma è capire che in realtà la nostra maggioranza non è figlia di quelle maggioranze che governano l'Europa. Boris Johnson intanto ieri, secondo il Daily Mail, sarebbe stato denunciato, arriva la polizia perché litiga con la sua fidanzata. Il Messaggero continua la sua polemica sulle questioni romane e fa bene, perché dice che ci sono per strada 1000 tonnellate di rifiuti. Segnalo che il Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, in prima pagina dice che Bologna, che io mi aspettavo fosse la città meglio gestita dell'Emilia Romagna, ovviamente è ironico quello che dico, è l'ultima città in Italia per raccolta differenziata, quindi se Roma non ride Bologna non piange, o se Roma piange Bologna non ride. Ma il punto fondamentale del Messaggero è che il suo sondaggio di Euromedia di oggi dice che il 72% dei romani bocciano il sindaco Raggi. Insomma, questa è la vicenda su Roma, una città gestita da un incapace, secondo il Messaggero, ma anche secondo chi vi parla. L'ultima questione, ma non è l'ultima, che riguarda la prima questione, cioè quella del CSM, è straordinaria.
straordinaria, perché Amadori, il vice direttore della Verità, va a leggersi le stesse carte sul CSM che si sono letti Bonini, Milella, cioè tutti quanti i giudizialisti dei due grandi giornali, Corriere e Repubblica, e dice: ragazzi, toc toc, scusate, ma voi siete quelli che fate i fenomeni eccetera, ma perché per la privacy non citate anche in queste intercettazioni quando sono finiti i giornali?